Il Natale alle porte, ma per la Virtus saranno impegni probanti nella visita alla capolista Sassuolo e poi con Novara e Padova al Biondi per chiudere l'anno solare nel migliore dei modi. Natale rossonero dunque, col club che propone l'iniziativa regala un Natale con la Virtus. Sconti sostanziosi sui tagliandi d'ingresso e anche un mini abbonamento per le partite del 26 e del 30 dicembre. Insomma, un'interessante idea per la strenna natalizia e la ghiotta occasione per riempire lo stadio in uno dei momenti più delicati della stagione. Ieri si è tenuta la cena natalizia presso il ristorante La Torre con tutta la società, stampa compresa, che si è riunita per i classici auguri. Oggi una doppia seduta con tutti i giocatori a disposizione di Gautieri. Sabato la partenza per Sassuolo in treno. Se tra i rossoneri c'è l'abbondanza delle scelte, la capolista mancherà del centrocampista Magnanelli, appiedato dal giudice sportivo. Una sfida tutt'altro che scontata, con i grandi numeri del Sassuolo dell'ex Eusebio Di Francesco e la verve formato esterno di Turchi e compagni. Ovvio che ci si concentri sul calciomercato, a due settimane dall'apertura delle liste. Il primo a lasciare la casacca rossonera è stato il difensore Prince Guano, che ha lasciato Lanciano per ritornare in Francia. Scuola Juventus, dalle buone referenze, la verifica del campo non gli ha dato scampo. A Guano seguiranno sicuramente Testardi, altra delusione, insieme a Dottor, Amabile, Giusti, Zetulaev ed altri elementi che non rientrano più nel progetto tecnico. Facile immaginare anche la partenza di Ceccarelli, che ha giocato pochissimo e anche lui non ha convinto. In entrata i primi nomi della lista sono ormai noti: Seferovic della Fiorentina e poi Borghese del Bari. Domenica a Sassuolo si farà l'estremo tentativo per Massoni e Pavoletti, che però Di Francesco ha dichiarato incedibili. Che lo spirito del Natale possa favorire un loro ritorno. Il Lanciano ne ha urgente bisogno.